Ringrazio, a nome dell'Associazione Parroco Don Michele Sammati, per la sua ospitalità e per aver fortemente voluto questo concerto, dal titolo Agnus Dei Miserere Nobis, meditazioni sulla passione tra storia e musica. L'evento si inserisce in un più vasto progetto, sviluppato in seno alla nostra associazione, volto alla conoscenza, alla fruizione ed alla valorizzazione del patrimonio culturale e musicale del Salento, con particolare riferimento tradizionali riti della Settimana Santa. Alla Dolorata è il titolo della marcia funebre che abbiamo appena ascoltato, composta da Alessio Stefano nel 2019. La scelta di questo brano in apertura del concerto non è casuale. Nel nostro territorio, infatti, è proprio la memoria di Maria Santissima Dolorata, celebrata tradizionalmente il venerdì precedente alla Domenica delle Palme, ad aprire idealmente il ciclo dei riti della Settimana Santa. I temi principali che compongono il brano vogliono descrivere, attraverso la musica, il pianto della Vergine Maria ai piedi della croce. È il pianto di colei che provò il dolore più grande che un essere umano possa vivere, quello di una madre per la perdita del proprio figlio. Il culto dei dolori di Maria ha origini antichissime. Risale infatti almeno al Medioevo, la venerazione per i dapprima 5 e poi 7 dolori della Vergine, idealmente rappresentati da altrettante spade conficcate nel suo cuore. La più antica traccia del culto alla Dolorata è rappresentata da uno splendido componimento di Jacopone da Todi, lo Stabat. Stava Maria, dolente, senza respiro e voce, mentre pendeva in croce del mondo il Redentore. Fatale istante, crudo, materno affetto, le lacerava il petto, le trafiggeva il corpo. Parte del tuo dolore fa che mi scenda in cuore, fa che ogni ardor profano sdegnosamente sprezzi, che a sospirar m'avvezzi sol di celeste ardore. Il primo brano che andremo ad ascoltare si intitola Convento.
Si tratta di una composizione piuttosto peculiare e dal carattere fortemente descrittivo. Il brano richiama i momenti salienti vissuti nel periodo pasquale all'interno di una comunità monastica ed è caratterizzato da un'alternanza tra temi musicali più cupi e sommessi in tonalità minore e temi più dolci e soavi in tonalità maggiore. Dopo la splendida introduzione che ricorda il suono di un organo, vengono descritti infatti i momenti di penitenza, lutto e dolore che accompagnano la settimana santa. A questi segue poi un dolce canto, quasi richiamante un valzer, che ricorda i momenti di gioia per la resurrezione. Ascoltiamo dunque Convento di Vincenzo Consenti. Thank you.
Io non so se riuscite a sentirmi anche senza microfono, altrimenti devo parlare da mondo, da dietro. Penso che si sente abbastanza bene. Allora, buonasera a tutti. Intanto diamo il tempo agli amici musicisti di riprendere fiato. Vi presenterò un breve intermezzo, diciamo, di carattere storico-antropologico, anche per comprendere un po' quelli che sono i riti che stiamo per vivere in questo periodo molto particolare dell'anno. Intanto mi presento, io mi chiamo Alessio Stefano, mi occupo di storia delle tradizioni popolari nel nostro territorio, faccio parte del gran concerto bandistico anche io ormai da molti anni, e proprio insieme a questa realtà associativa stiamo portando da molti anni in giro per il Salento tutta una serie diciamo di concerti che sono frutto di un lungo lavoro di ricerca in campo storico e in campo musicale, sia per quanto riguarda i riti della Settimana Santa, ma anche per quanto riguarda degli aspetti culturali e musicali che hanno a che fare con altri periodi dell'anno, per esempio con Natale. Quindi abbiamo anche messo su un progetto che riguarda ad esempio le tradizionali pastorali natalizie, quindi diciamo tutti i periodi dell'anno in qualche modo vengono coperti, no, da tutta una serie di interventi, no, di carattere musicale e tradizionale, perché la musica chiaramente fa parte da tempo immemore, insomma, sin dalle origini dell'uomo, della nostra cultura. Bene, venendo un po' al tema della serata, ecco, parlare di riti della Settimana Santa, non solo nel Salento, ma in generale, in tutto il territorio meridionale, non è una cosa semplice. Questo perché noi parliamo di patrimonio culturale, ma di patrimonio culturale intangibile, quindi parliamo di tutto ciò che non ha a che fare con ciò che noi possiamo vedere e toccare con mano. Quindi, non lo so, non parliamo di un bene culturale quale può essere un edificio di culto, piuttosto che una tela, piuttosto che un oggetto ritrovato durante degli scavi archeologici. Parliamo sempre di beni culturali, ma parliamo di patrimonio immateriale, così che viene definito un po' dagli studiosi. Quindi patrimonio intangibile, patrimonio immateriale. Chiaramente poi questo patrimonio immateriale ha anche i suoi riflessi nella materialità, ma diciamo ha più che altro a che fare con quella che è la parte più intima del nostro essere e soprattutto con la parte più intima della nostra religiosità, perché buona parte delle nostre tradizioni popolari chiaramente sono legate alla nostra fede e agli aspetti più prettamente religiosi. E non è facile parlare di questi aspetti, perché sono aspetti che si trasformano nel corso del tempo. La nostra cultura nel corso del tempo si è fortemente trasformata, è un processo lungo, un processo di lunga durata, e chiaramente gli studiosi, per poter ricostruire poi le origini dei nostri riti, devono un po' ricostruire come gli anelli di una catena, no? Tornando pian piano indietro nel tempo. Quindi noi ci chiediamo a questo punto: che cosa c'è all'origine dei riti della Settimana Santa? Beh, possiamo dire che questi riti nel loro nucleo fondamentale sono antichi quanto il cristianesimo stesso. Perché? Perché parallelamente a quella che noi definiamo come liturgia, quindi a quello che si svolge all'interno degli edifici di culto, si sviluppa e si manifesta quella che noi definiamo come azione paraliturgica, cioè tutto quello che si svolge all'esterno, in qualche modo, che è di contorno, che è di completamento, no, alla nostra fede, che rappresenta il sentire più intimo del popolo, quindi il modo in cui il popolo vive in profondità, in maniera più autentica, più genuina, quelli che sono i propri aspetti legati alla religiosità. Quindi all'origine dei riti della Settimana Santa che cosa troviamo? Noi troviamo le sacre rappresentazioni, si chiamano così. Dobbiamo tornare indietro nel tempo, dicevo, alle origini del cristianesimo, possiamo dire almeno ai tempi dell'impero bizantino. Sappiamo tutti che il nostro territorio era in origine un territorio dominato dall'impero bizantino, e proprio all'interno dell'impero bizantino si sviluppano queste sacre rappresentazioni. Che cosa sono? Ecco, dobbiamo andare ad analizzare il termine nel significato, diciamo, originario. Allora, sacro chiaramente è qualcosa che ha a che fare con la religione, quindi non c'è bisogno di spiegarlo. Rappresentazioni, io mi soffermerei per lo più su questo termine, su questo aspetto. Ecco, deriva chiaramente da rappresentare. Però noi oggi per rappresentare intendiamo, non lo so, qualcosa che ha a che fare col teatro, con lo spettacolo. In realtà nel significato originario non è così, perché se noi andiamo a guardare al significato latino del termine, troveremo re ad presentare, ok?
Che cosa significa? Sono tre parole diverse insieme. Re è qualcosa che si ripete nel corso del tempo. Ad significa a. Presentare, ecco, questa è una parola molto particolare, molto importante. Che significa presentare nell'etimologia originale latina? Significa rendere presente in un determinato tempo, in un determinato spazio, qualcosa che è avvenuto in un tempo passato della nostra storia. Quindi nel caso delle sacre rappresentazioni significa riportare all'oggi, al momento della rappresentazione che stiamo vivendo, qualcosa che è accaduto quando? Alle origini della nostra fede cristiana. Quindi la sacra rappresentazione della passione che cos'è? È riportare all'oggi, rendere presente all'oggi, quella che è stata la via di Cristo per giungere alla croce, quindi alla salvezza dell'umanità. Quindi questo rappresentano nel loro nucleo essenziale i riti della Settimana Santa. Chiaramente poi questi riti si sono trasformati nel corso del tempo, si sono arricchiti di tutta una serie di elementi. Noi oggi nelle processioni del Venerdì Santo troviamo le statue, troviamo soprattutto le confraternite, che sono le protagoniste principali dei riti della Settimana Santa. Ecco, quello delle confraternite è un fenomeno fondamentale perché interviene direttamente su questo aspetto della nostra religiosità. Quando nascono le confraternite? Le confraternite nascono verso la fine del Medioevo. E che cosa sono le confraternite? Le confraternite, noi lo troviamo la definizione precisa in un antico dizionario di erudizione storico-ecclesiastica, così si chiama. Le confraternite, si dice, sono dei gruppi di devoti, i fedeli, quindi sono dei fedeli che decidono di mettersi insieme in nome di un determinato santo o per celebrare un determinato mistero. Quindi questa è la definizione che noi troviamo. E poi troviamo i due scopi fondamentali delle confraternite. Per fini caritativi, quindi per esercitare la carità all'interno della confraternita, e per azioni che hanno a che fare con la paraliturgia, quindi tutto ciò che ha a che fare in qualche modo, no, appunto con queste sacre rappresentazioni. Quindi queste sono diciamo un po', no, le origini, ecco, delle nostre confraternite. Un po' oggi abbiamo dimenticato, no, il significato originario, no, di questo fenomeno culturale e religioso molto importante. Quindi vi dicevo, vi accennavo anche alle statue, quindi dopo le confraternite compaiono. Poi possono comparire anche le numerose statue all'interno delle processioni. Quindi noi, per esempio, nelle processioni dei misteri più famose troviamo addirittura una statua diversa, un gruppo scultoreo diverso per ciascun mistero. Quindi per questo si chiamano anche processioni dei misteri, no? Quindi noi troviamo, per esempio, possiamo trovare la statua di Gesù nell'orto degli ulivi, possiamo trovare, addirittura pensate, nelle sacre rappresentazioni della Spagna noi troviamo addirittura degli apparati scenografici che riproducono l'ultima cena. Quindi tutti gli episodi salienti della passione possono essere rappresentati attraverso la scultura, attraverso l'arte. E questo è un altro aspetto fondamentale. Quindi le statue possono essere variabili, perché ce ne possono essere di meno, ce ne possono essere di più, ma una cosa che di solito c'è sempre, invece, che apre la processione, è la croce dei misteri. Ecco, la croce dei misteri, possiamo dire, è il riassunto essenziale della processione del Venerdì Santo, della processione dei misteri. Perché all'interno di quel simbolo, all'interno di quella croce, noi troviamo racchiusi, raggruppati, tutti i simboli che riguardano la passione, la passione di Cristo. Li troviamo tutti lì rappresentati. E quindi in qualche modo è come se essa rappresentasse un po' la sintesi, no, di quello che è appunto il mistero centrale della nostra fede, ossia la passione, la morte e la resurrezione di Cristo. Chiaramente poi anche la musica nel corso del tempo ha rivestito un ruolo fondamentale delle sacre rappresentazioni prima e delle processioni dei misteri poi. E c'è tutto un patrimonio musicale che è relativo ai riti della Settimana Santa. Molto purtroppo di questo patrimonio è andato perduto, qualcosa ogni tanto la si ritrova negli archivi e qualcosa per fortuna si riesce a rieseguire dopo molto tempo. E questo è quello un po' che noi stiamo facendo non solo questa sera ma in generale nel nostro percorso, appunto, di valorizzazione del nostro patrimonio culturale. Quindi io mi fermerei qui perché non voglio rubare altro tempo alla protagonista principale che è la musica. Ringrazio ancora tutti voi per la presenza, Don Michele soprattutto per la sua ospitalità, e poi permettetemi un ringraziamento non solo a tutti gli amici musicisti attraverso i quali è stato possibile appunto sviluppare questo progetto, ma anche al nostro capobanda artistico Vincenzo Guida, perché un po' lui rappresenta, insomma, l'anima, no, della nostra associazione. Vi ringrazio e vi auguro un buon proseguimento di serata.
Caratteristico della settimana santa è l'uso di un peculiare strumento, chiamato trombola. Il suo particolare suono sostituiva, nelle funzioni della settimana santa, l'uso delle campane. Oggi il suo uso resta invece limitato alle liturgie processionali del venerdì e del sabato santo. Il suono sordo e inquietante della troccola richiama simbolicamente il rumore dei chiodi che trafissero Cristo sul duro legno della croce. Spetta al compositore pugliese Giacomo Lacerenza, vissuto a Trinitalia agli inizi del Novecento, il merito di aver inserito per la prima volta il suono di questo strumento all'interno di una composizione musicale. Il brano che ascolteremo si intitola Tristezze e rappresenta, ancora oggi, una delle più suggestive pagine musicali della Settimana Santa.
ci avviamo dunque verso la conclusione del nostro concerto, ma prima di concludere con l'ultimo brano io vorrei invitare, se vuole, Don Michele per un pensiero finale. Mi hanno avvisato di non fare prediche, quindi me la risparmio, basta quella domenica. Che dire, in genere per l'intervento del parroco chiamano sempre alla fine, dopo l'ultimo brano, in modo che chiedano il bis, o quindi la ripetizione di un altro brano che magari è piaciuto, però voi avete giocato, quindi mi state chiamando adesso e poi eseguite l'ultimo brano, va bene. Comunque, che dire, sono profondamente commosso perché è stato un concerto, direi, davvero evocativo e molto commovente per certi versi. Quello che abbiamo eseguito e vissuto, direi, è proprio quella rappresentazione, una sacra rappresentazione, quindi riproporre nell'attualità dei temi importanti per la nostra fede soprattutto, ma quello che dobbiamo cercare di fare, appunto, siamo entrati da ieri nella grande settimana più santa, no, per noi cristiani, e dove siamo chiamati a rivivere profondamente, passo dopo passo, il mistero di morte e passione, morte e risurrezione di nostro Signore. Rito pasquale, come ci dice la Chiesa, il centro di tutto l'anno liturgico. Ecco, io credo che questa sera la musica, questo evento che poi si inserisce tra l'altro in tutto l'itinerario quaresimale che nella parrocchia è stato proposto, le catechesi, la lezione divina e la rappresentazione del film di Zeffirelli, Gesù di Nazareth, non è stato altro che una preparazione a rivivere e poi vivere in maniera più profonda in questi giorni il Triduo Pasquale. E questa sera io credo che la musica sia diventata preghiera, come è giusto che sia. La musica ci deve aprire a quello che poi è il centro e il culmine della preghiera, che è la contemplazione. E voi questa sera, io credo, posso interpretare un po' i sentimenti e gli stati d'animo di tutti quanti, e credo che ci avete aiutato proprio in questo. E quindi vi ringrazio, ringrazio tutto il gruppo del Bandistico della Città di Daviano e l'eccellente capo banda Vincenzo Guida, grazie anche ad Alessio che veramente per il tuo brillante intervento storico antropologico che ci ha richiamato un po' alle radici, alle nostre radici, alla riscoperta di valori, tradizioni e devozioni che noi abbiamo il compito e direi il dovere di trasmettere alle nuove generazioni, perché siamo in un periodo in cui si fa solo confusione. Anche noi dobbiamo stare attenti a non fare confusione tra la rappresentazione sacra e la sacra liturgia, che sono due cose sacre, ma non sono la stessa cosa, no? La paraliturgia, l'hai spiegato benissimo, è la liturgia. La paraliturgia ci aiuta a vivere bene la liturgia, che è fonte e culmine della vita cristiana. Ecco, con questi sentimenti, con queste considerazioni, approfitto per augurare a tutti voi una santa Pasqua. Grazie, grazie Don Michele di cuore. E quindi vi dicevo, ci avviamo ormai verso la conclusione del nostro concerto e ci avviamo verso la conclusione con un brano il cui titolo ci introduce pienamente nel mistero della settimana.
santa, i cui momenti rappresentano il nucleo fondamentale della nostra fede cristiana e la massima espressione dei valori storico-culturali della nostra cultura tradizionale. La marcia funebre che ascolteremo in chiusura si intitola infatti Venerdì Santo. È stata composta dal maestro Nicola Gentofanti, nato a Lanciano, in Abruzzo, il 16 aprile 1913. Ma la carriera musicale di questo maestro si è espressa in particolare proprio nell'area pugliese. È stato infatti, prima della sua morte, avvenuta nel 1996, direttore di diverse e prestigiose realtà bandistiche pugliesi, tra cui quelle della città di Lecce e di Conversano. Nicola Centofanti è stato inoltre un prolifico e innovativo compositore. Tra le sue diverse marce funebri, un posto di rilievo spetta senza dubbio proprio a Venerdì Santo, che adesso ascolteremo. Io, anche da parte mia, prima di concludere, vi ringrazio veramente di cuore, anche a nome di tutto il concerto bandistico. Mi scuso per questa presentazione improvvisata, però abbiamo la ragazza che suona con noi, che è solitamente presente, che questa sera per problemi, insomma, è potuta essere qui con noi, quindi mi sono dovuto improvvisare io anche in questo compito. Quindi mi scuserete, insomma, se non sono stato abbastanza all'altezza. Vi ringrazio ancora per la vostra attenzione e auguro a tutti voi, a nome di tutto il concerto bandistico, una santa Pasqua. Auguri a tutti. Thank you.
Credo che dall'applauso si evince che sia piaciuto. Prego, accomodatevi qualche minuto. C'erano due timori miei per non fare il concerto questa sera. Il primo, la location. La chiesa è piccola, chissà, eccetera. E il secondo, il tempo. Non lo so cosa abbiamo azzeccato di tutti e due, però ecco, io sono molto contento, data anche la partecipazione che c'è stata, e vi ringrazio di cuore, ringrazio gli ariglianesi, i parrocchiani e anche dalla vicina Gagliano, sono venuti anche da Salve, poi non lo so se c'è qualcun altro di qualche altro paese, perché vedo dei volti che non conosco. E quindi vi ringrazio davvero per la vostra presenza. Nuovamente ringrazio tutto il corpo bandistico di Taviano, della città di Taviano, e il maestro, i compositori, e davvero ancora